Nel mio primo contatto dello scorso settembre ho avuto qualche riserva sul nuovo HDR dinamico di Sony. Stavolta invece, da Audio Quality Milano, il proiettore Sony Laser 4K790 se l'è cavata benissimo, complici lo schermo un po' meno esagerato, gli 80 nit di luminanza e la calibrazione perfetta di Francesco Aliotta. Il pubblico, numeroso pur nei limiti imposti dall'attuale congiuntura, sembra abbia gradito. Sentiamo cosa ne pensa il padrone di casa, Fabio De Angelis. È andata molto bene, è stato un po' stressante, se vogliamo, il fatto di gestire poche persone, chiaramente, però è andata molto bene. Beh, lo diremo tra 2 settimane se non si è ammalato nessuno, dai. No, quello lì, scherzo, guarda, io tutti con la maschera. Scherzo, dai. No, ma poi 4 alla volta, anche 3, c'è stata solo una sessione da 5, io sono venuto via, noi siamo... Però 2 erano congiunti, quindi li abbiamo messi vicini. Esatto, quindi alla fine... però vicini, da 80 centimetri, quindi comunque lo spazio mio è questo. C'è stato questo aggiornamento importante per la gestione dell'HDR, e chiaramente è un firmware, quindi è un firmware che ci dà questa possibilità, ci saranno aggiornamenti che andranno ancora meglio, e va bene, io sono contento perché Sony è riuscita anche lei a cominciare ad accontentare l'HDR da questo punto di vista con la gestione del tone mapping, quindi... Va bene, io sono contento, le macchine sono piaciute e basta. Allora, come è stata questa mattinata? È stata una demo molto interessante, abbiamo toccato dei punti specifici, grande professionalità come al solito e disponibilità di Audio Quality. Tu cos'hai a casa? Io ho un 760 laser Sony e quindi ho apprezzato chiaramente il confronto con la nuova macchina. Quindi tu che hai il 760 già da molto tempo, sì, esatto. E hai anche su uno schermo molto simile, sì, a questo? È proprio lo stesso schermo, quindi okay. Star 9 con base 320 e 21 noni. Come ti è sembrato il 790 rispetto al tuo 760? Sicuramente la parte di gestione dell'HDR è molto migliorato e quindi già da macchina nativa ho avuto proprio un punch, una differenza importante.